Allora, Macchetti Paolo, Ciotti Filippo, eccolo qua. Cos'è successo? Come è successo? Cos'è successo oggi? Vogliamo sapere, seconda prova del Rai TT qua in Abruzzo, cos'è successo? Bene, il team Beta si è presentato forte come sempre. Io non sto facendo un'intervista a Paolo Macchetti, ma a Ciotti Filippo. Ho bisogno però di Paolo Macchetti, perché vogliamo parlare di Filippo, Cos'è successo al tuo pilota? Il mio pilota oggi è andato bene. Cos'è arrivato? Sono i giorni vanno un po'. Tra i piloti Beta com'è arrivato? Nella media. Scusa, nella media? Sono tutti in fila, vedrai, un posto più, un posto meno, quando siamo una famiglia. Che bastardo. Adesso come la mettiamo? È il mio capo. Scusa, ma com'è che un trofeista, trofeo Beta, quindi ci partecipa anche Max, che voglio dire, non è un professionista. Cosa è successo? Sei curioso? Ho cannato tutto da lì. Ma veramente? Sul lascia pista principale, ho preso, sono andato da tutt'altra parte, quindi la navigazione è finita, a quel punto valia totale. Ragazzi, era tostissima oggi era una vera gara di navigazione. Veramente. L'errore ci sta. Quindi io ho la speranza che l'anno prossimo da trofeista gli arrivo davanti anch'io. Ogni anno. No, no, bravi, complimenti. Beh, sono stato fortunato perché avevo detto che se Niccolò mi riprendeva in speciale mi sarei fermato e avrei strappato la licenza in loco. Fortunatamente mi ero perso talmente tanto che mi hanno passato voglio neanche quindi. E bravo Filippo, altro che scherzo. Abbiamo anche questa fortuna. Comunque ragazzi, lo squadrone Beta, cioè guarda, schierate le mosse. Sì, è vero. Più Beta che è vero. La telecamera sul pado che vedi chi è lo squadrone. È vero. Vedete cosa farà domani Ciotti, guarda cosa fa domani Ciotti. Domani vola Ciotti. Massimo Mangano, trofeo Axi. Team Desert Dream, cos'è? Team Sahara School, minchia Dream lo chiamavo tutte le volte. È concorrenza. Dream è la concorrenza, vabbè, non fa niente. Massimo, senti. Dica. Abbiamo qui Dennis. Dica. Che a parte i capelli potrebbe anche essere un bravo ragazzo, uno lo guarda, a parte la marmotta che ha in testa, lui a parte è Simoncini del Simoncelli. Vedo che ti interessi della MotoGP, sì, no, ma sai, ogni tanto scappa. Senti, no, ma io ho una lettera da farti, cioè, questo ha forato due volte oggi. No, mi hai rotto il cazzo perché io ero la scopa e io mi sono dovuto accodare dietro questo qua tutto il tempo. Giustamente, so cosa servono le scope. Ho capito, ma la mousse. A cinquantino. Non si può mettere una mousse a un cinquantino. Così lo ancori. Veramente? Sì. I tublis. Organizzati, metti i tublis. Gli facciamo. Vedi, l'ho messo in crisi perché il tublis potrebbe metterlo. Però ha un costo e Massimo non lo prende. Col cazzo che lo. Sì. Uno dice, oh, KTM 300, due tempi. Dice, l'accento, prova a parlare. Prova a parlare. Cerco di non farmi riconoscere. Ah, cerca di camuffare anche l'accento. Il bastardo cerca anche di camuffare la scritta. Però guarda un po' cosa leggo. Io aspetto un attimo che storto. Cosa leggo? Luca XV. No. XR. Ah, lo conosco sto stronzo. Bella Luca. L'ho parcheggiata qui. L'ha parcheggiata qua, enduroroma.com, ragazzi, per tutti i romani, per tutti da metà Italia, da centro Italia in giù, il nostro punto di riferimento. Sì. Utente di XR Italia anche. Mitico. E chi non ha visto il suo video dove salta il pick-up con l'XR 2.5? Chi non l'ha visto? Io la prima volta che l'ho visto ho detto, ma questo è completamente esaurito. Anche perché il rischio è, cazzo, se metti che mi va male, non è per il salto lungo o cosa. È il pacco dell'XR per il telaio. Ma poi distruggi la macchina. No, distruggi la moto. Ah, distruggi la moto? Ah, vabbò allora. Questo è il freno di Graziani, si sente quando frena. Nic, 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 nic. Vai Matteo! Vai! Manetta, forte, vai! È andato su a cannone, eh? Ma lì ha sbagliato, eh? Lì ha sbagliato, ma. Porco cane. Vediamo gli altri. Cazzo, sono contro luce. Dopo Matteo arriva Mancini. Mancini mitico! Vai! Madonna ragazzi, l'endurista!
cazzo. E l'ha preso, non è passato un minuto, Non è passato un minuto tra il primo e il secondo, l'ha preso! Madonna mia! Solo che non ho fatto in tempo a filmarlo! Ecco Nicolò! Vai, vai! Vai Nicolò! Madonna che moto! Madonna! Che roba ragazzi! Peccato il controluce, cavolo! Il quarto... chi sarà? Chiesa? No! Zanotti! Vai, vai! Con la figliona! Minchia, mi scaraventano! E vai anche Zanotti! No, non è... Vai, vai! Madonna. Questo qui, ragazzi, è uno che fa gli italiani, ma Scarella! Scarella, mi sembra. Bravissimo. Trofeo Beta, non è pilota ufficiale. Trofeo Beta. E ieri, cazzo, è arrivato terzo o quarto. Del trofeo, Qua arriva, tranquillo, sotto coppia. Chi è? Adesso spalanca il gas e vedi. Vai! Scarella! E allora quello di prima chi era? Ho sbagliato, Scarella è questo. Vai Chiesa! Ragazzi, ma i piloti Husqvarna mi fanno vedere la Madonna ogni volta! Madonna! Ah, ma è già finito? Luca ha contaminato il territorio. 14, sempre Dirt Racing. Vai, vai! Vai! Chi era? Il 14, sempre pilota Beta. Ma quanti cazzo sono? Sono tantissimi i piloti del Dirt Racing. Sorrisino sotto il casco il bastardo, l'ho visto Alessandro che sorrideva appena mi ha visto, disgraziato. E adesso passa Ciotti. Vai, 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 fatta, vai, fatta, che aveva il sorrisino sotto il casco il bastardo, l'ho visto Alessandro che sorrideva appena mi ha visto, disgraziato. All'11, hai visto come erano in bagarre? Vai Filippo, vai, vai Filippo Ciotti e tagli sta brass, vai Filippo, bravo, bravo, manetta infinita, recupera quello che hai perso ieri. Gli sbagli arrivano, Vai col 950! Dagli gas! Ce la fai, ce la fai! Vai, vai! Col 950! 950! Ed è salito, bene! Luca! Bravo! Un altro! Potrebbe essere lei! Deve scalare! Potrebbe essere lei, Jenny! Lo vedremo subito, cappino! No, no! Ah, ma è... Vai, Danny! Vai!